Salve a tutti e bentornati su Web Talk Italia, un saluto da Francesco. Siamo giunti alla seconda parte del video tutorial relativo all'estensione per Joomla Akiba Backup. Nella prima fase abbiamo visto come si fa a creare una copia di salvataggio del nostro intero sito e del nostro database. Oggi vedremo invece come recuperare questi dati nel caso in cui ci fosse un grave malfunzionamento. Cosa faremo insieme? Prima di tutto dobbiamo andare al sito di Akiba e scaricarci l'applicazione Kickstart. Dopodiché preparerò una simulazione di un crash di un sito in modo da poter essere necessario il restore dello stesso. Poi caricheremo il nostro file di backup ed infine faremo effettivamente il restore dell'intero sito Joomla. Allora, entriamo innanzitutto nel sito di Akiba che si trova all'indirizzo www.akibabackup.com. Andiamo nella sezione download e scorriamo la pagina fino a trovare il link all'applicazione Kickstart. Eccola qui, e andiamo a scaricare l'ultima versione di questo file. Allora, per rendere più realistica possibile questa simulazione, vado effettivamente a creare un grave problema e quindi ho accesso al mio pannello di amministrazione. Vado nel mio database, prendo tutte le tabelle dell'archivio, eccolo qua, e vado a fare elimina. Se io adesso elimino tutte le tabelle del mio archivio e vado a aprire l'home page, ecco quello che appare. Il programma non è in grado di aprire il mio database e quindi l'errore è in questo caso irrecuperabile. Entriamo a questo punto nel vivo del ripristino, quindi vado nel manager file, entro nel mio dominio, nella cartella, accedo alla cartella public html e voi dovreste fermarvi qui perché io adesso lavorerò sul mio sottodominio che si chiama tutorial.webtalkitalia.it. Voi dovreste lavorare direttamente su questa cartella, che è quella principale. Allora, la prima cosa che faccio è quella di fare l'upload del file di backup che abbiamo salvato nel precedente video tutorial. Quindi vado nella mia cartella dove trovo il file, eccolo, clicco su apri e carica. Allora, ecco che l'upload è riuscito, torniamo indietro e questa volta andiamo a fare l'upload anche del file di Akiba Kickstart. Stessa operazione, eccolo qui, è il file zip, lo apro e lo carico. Bene, torniamo ancora indietro e il file che abbiamo caricato, l'ultimo, quindi Kickstart, deve essere estratto perché come vedete è un file zip. Procedo, i file sono stati estratti. Torniamo ancora indietro e adesso andiamo a vedere cosa succede quando torno nella mia home page. Uno dei file che è stato scompattato in precedenza si chiama kickstart.php, quindi vado nella barra di indirizzi e digito lo stesso nome, kickstart.php, e premo invio. Tutte le volte che parte questa applicazione ci viene mostrato un messaggio di avviso. Oh, eccoci qui. Allora, che cosa dobbiamo fare? In automatico lui ha rilevato il nostro file di backup, quindi va benissimo così e non facciamo nient'altro. Andiamo a scorrere la nostra schermata e clicchiamo sul tasto avvio. La procedura di estrazione del file di backup è iniziata. Siamo quasi giunti, eccoci qui alla fine e siamo pronti per fare il ripristino e la pulizia avviando l'installer. Bene, controlliamo che tutto sia a posto, ovvero tutto verde, vuol dire che tutte le opzioni necessarie sono attivate, sono funzionanti tranquillamente.
non facciamo altro che cliccare sul tasto successivo. Vengono ripresi dai nostri file di backup tutti i dati che avevamo in origine. L'unica cosa che dovremo e potremo cambiare è il prefisso delle tabelle del nostro database. Io lascio quello che lui mi propone, così non ho nessun tipo di problema. Quindi vado ancora a cliccare sul tasto successivo. Premo il tasto OK ed eccoci qui. Ora, il nome del sito è Tutorial. Qui ci abbiamo tutti i dati che avevamo anche in precedenza. Nel caso volessimo cambiare la password, qui bisogna scriverla e rimetterla una seconda volta. Tutto il resto lo lasciamo così com'è, clicchiamo ancora col tasto successivo. L'ultima cosa che ci rimane da fare è rimuovere la cartella installation. E quindi clicchiamo qui e attendiamo che vengano cancellate tutte le cartelle, create dall'installazione. Bene, ora dobbiamo andare a vedere il nostro sito. Eccolo qua, bello, pronto, ripristinato così com'era al momento del nostro backup. L'ultima verifica che faremo è quella di andare nel nostro pannello amministrativo e vedere se tutto funziona perfettamente. Mettiamo username e password ed eccoci qua. Questo è il pannello amministrativo, è stato tutto ripristinato, il sito funziona perfettamente al 100%, quindi possiamo tornare tranquillamente a lavorare sul nostro sito web. E per quanto riguarda questo tutorial abbiamo detto tutto, per cui vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando ad un prossimo video tutorial. Ciao!